Ciao a tutti e bentornati su bicidastrada.it. Oggi concludiamo il test della Merida Silex e siamo nella splendida cornice del Monte Subasio. Partiamo dal telaio, realizzato in fibra di carbonio e con una particolare resina epossidica che addirittura aumenta la resistenza agli urti del 40%, quindi una fibra realizzata specificatamente per questa tipologia di bici. Poi non possiamo non parlare delle geometrie, che sono molto particolari. Infatti abbiamo un tubo orizzontale nella taglia M, questa che ho utilizzato io, di 58 cm, quindi più lungo rispetto ai canoni standard delle bici da corsa e anche gravel, compensato però da un attacco manubrio molto corto, 8 cm, quindi un'impostazione quasi mountain bike. Altra caratteristica fondamentale è il tubo di sterzo, lo vedete, è molto massiccio, è molto imponente, 20 cm. Questo è una caratteristica proprio della Silex che gli dà una posizione più rialzata di guida, quindi molto confortevole. Nel mio caso, come potete vedere, ho abbassato l'attacco manubrio perché mi piace un'impostazione un po' più bassa, però se amate la posizione rilassata è la soluzione migliore. Parliamo anche della forcella, che ha un angolo molto aperto di 71 gradi, e anche la forcella ha una forma molto particolare e vi anticipo subito che provando la Silex ho quasi avuto l'impressione di avere una forcella ammortizzata, insomma delle belle sensazioni, secondo me lavora molto bene. Passiamo alla componentistica. La bici è allestita con Shimano GRX 810, quindi la versione migliore del gruppo meccanico di Shimano, e da ruote Fulcrum 700 in alluminio e compatibili con copertoncino e tubeless ready. In questo caso sono montate con copertoncino e un pneumatico Maxxis Rambler da 38 mm. Completando il discorso della componentistica, il reggisella è in carbonio, la sella è marcata Merida e presenta un particolare accessorio qui nella parte posteriore dove c'è un multi-tool molto, molto comodo e quasi invisibile. Parliamo adesso della versatilità della bici, che è una delle caratteristiche principali di questa Merida Silex. Allora, intanto vi devo dire subito che è compatibile sia con ruote 700, quindi 28, sia con ruote 650B, quindi le 27,5. E abbiamo un passaggio ruota, nel caso delle ruote 700, di 42 mm, nel caso delle 650B addirittura di 50 mm, quindi molto importante. Piccola parentesi per quanto riguarda l'assetto in sella. Allora, io sono alto 1,79, pedalo a 75 cm di altezza sella. Ho scelto la taglia M. La scelta della misura, diciamo, va fatta un po' non seguendo i canoni standard, ma andando a considerare tantissimo il reach più che la lunghezza del tubo orizzontale, perché come vi ho anticipato prima, il tubo è più lungo del solito e quindi considerate più il reach. Ad esempio, io pedalo su bici con reach tra 38 e 39, questa ha un reach di 40, che viene compensato dall'attacco manubrio un po' più corto, quindi da tenere in considerazione tantissimo questo aspetto nella scelta della taglia della bici. Il peso della Merida Silex 7000 è di 8 kg 900 grammi, il prezzo è di 3.140 euro, quindi a mio avviso abbiamo un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi parlo adesso di come va questa Merida Silex. Io l'ho utilizzata sia sulle mie strade di casa, sia in questo contesto che esce un po' fuori dai miei standard classici. Io amo tantissimo fare un gravel che alterna asfalto e sterrato, e mi piace anche fare asfalto e sterrati veloci. Questa bici sembrerebbe che non si adatta a quel tipo di gravel, sembrerebbe più impostata su un gravel più tecnico, ma devo dire che mi sono trovato invece benissimo, mi ha sorpreso.
sono sincero. Su asfalto si comporta quasi da bici stradale e secondo me il merito, oltre che l'impostazione endurance della bici, è anche della rapportatura. Abbiamo una guarnitura doppia in questo caso, quindi hanno scelto una guarnitura GRX doppia 48-31 e una cassetta posteriore 11-34, quindi quasi stradale, e questo mi ha portato sia ad avere le sensazioni della bici da corsa su in salita, sia ad avere la possibilità di fare molta velocità in discesa, quindi una bici che molto molto stradale per quanto riguarda la rapportatura. Se da un lato la rapportatura mi è piaciuta tantissimo su asfalto, sullo sterrato ha dimostrato qualche limite, soprattutto nelle parti più tecniche in cui ho dovuto utilizzare il deragliatore anteriore, e quindi questo diventa un po' macchinoso, però è un piccolo limite che ho trovato veramente nei tratti più difficili. Andiamo alle conclusioni finali. Questa Merida Silex ha la versatilità tra le caratteristiche principali, quindi abbiamo una bici che secondo me potrebbe andare dall'utilizzo cittadino, quindi commuting, mettendo dei parafanghi e utilizzarla per spostamenti in città. Potrebbe essere la bici perfetta per fare dei viaggi, perché abbiamo tantissime possibilità di punti di fissaggio per le borse e i portaborracce. Potrebbe essere una bici divertente nell'utilizzo gravel, anche il più estremo, per questa impostazione quasi da mountain bike e dall'efficienza della forcella. E anche il classico bikepacking, quindi io ho partecipato ad un trail, devo dire che questa bici sarebbe perfetta. Magari cambierei il pneumatico, metterei un pneumatico un po' più largo e sarebbe una bici perfetta per fare un trail. Quindi a chi non la consiglio? Sicuramente non è la bici per chi vuole fare un gravel prestazionale, chi cerca la velocità e le alte andature in gravel. Questa è una bici nata e progettata per fare il classico gravel, quindi per goderselo appieno. Con questa ultima informazione io vi saluto e proseguo il mio giro, perché la giornata è spettacolare, e vi rimando ai prossimi video. Ciao a tutti!